Con Gloria May e Elisa Cipriani, Rossini TV ha presentato ieri due dei quattro candidati a sindaco di Fossombrone che i cittadini forsipronesi saranno chiamati a votare nelle elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Altro candidato in lizza è Massimo Berloni, noto imprenditore ex titolare del marchio Don Dapp, che ora decide di fare un importante salto in politica. Chi me l'ha fatto fare? Fossombrone è la città dove abito, nonostante alcuni progetti mi abbiano portato a volte lontano da qui, dove la mia famiglia e le mie figlie hanno scelto di vivere. La scelta di candidarmi è anche un po' per loro, per tutti i giovani, per tutte le persone che guardano in qualche maniera il futuro con uno sguardo che deve essere di fiducia. Poi c'è la necessità di dare le risposte, secondo me, un altro motivo, a chi si trova in difficoltà. E non è giusto, secondo me, raccontargli sempre che c'è un momento difficile dovuto al Covid o quant'altro. Dobbiamo riportare Fossombrone al centro, no, del quello che è il nostro territorio. E al primo posto, come nel nostro programma, aiutare chi è in difficoltà. Le persone vanno messe nelle condizioni di vivere ancor più dignitosamente. Servono sicuramente per questo dei servizi di assistenza, delle strutture idonee. Serve anche la capacità di attrarre imprenditori, creare occupazione, garantire lavoro. Penso poi alla necessità di riqualificare anche il centro storico, ma non in qualche maniera scordandosi delle frazioni troppo spesso trascurate. Un'altra questione da risolvere è l'organizzazione della macchina comunale, dove è necessario motivare le persone che lavorano all'interno. E mettere nelle condizioni, come dire, di rendersi più efficienti. Nel nostro programma si parla anche di scuola, di cultura, di turismo, di sport, di sanità, come giusto che sia, ma senza raccontare favole, senza fare false promesse. Dobbiamo tornare a rendere Fossombrone, in buona sintesi, un luogo migliore in cui vivere ancor più orgogliosamente di quel che siamo. Quarto candidato a sindaco invece Fabio Londei con la lista Prima Fossombrone. Londei, per una scelta di campagna elettorale, ha preferito declinare l'invito all'intervista. 67 anni, ristoratore, già sindaco di Sant'Ippolito e per oltre 20 anni segretario Coldiretti, Londei si presenta alle urne mettendo semplificazione, trasparenza e partecipazione come concetti cardine di un programma che punta a ristrutturare l'efficienza della macchina comunale e porre particolare attenzione al rilancio del mondo del lavoro con sgravi fiscali e agevolazioni, così come a quello dell'edilizia scolastica, del mondo del volontariato, della viabilità e della sicurezza.